Dopo un anno straordinario per qualità e quantità delle produzioni, cosa ci riserveranno i prossimi 12 mesi? L'elenco dei giochi in uscita nel 2024 su PS5, PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch disegna un quadro contrastante che da una parte vede la presenza di titoli decisamente attesi, mentre dall'altra una preoccupante carenza di annunci. In attesa quindi di qualche nuova conferenza, ecco la lista dei più importanti titoli confermati in arrivo da qui ai prossimi 12 mesi. Trovate invece un elenco ancora più completo sul nostro sito multiplayer.it. Seguiteci! Bene, il 2024 si apre nel migliore dei modi, con un gennaio intenso e interessante sul fronte delle uscite. Una delle storiche serie Ubisoft torna infatti con un episodio che riprende la formula bidimensionale delle origini, combinandola però a una struttura Metroidvania di sorprendente spessore. E il risultato è Prince of Persia: The Lost Crown. Un'avventura questa decisamente promettente in cui controlliamo un mercenario incaricato di salvare il principe dopo aver difeso i confini del regno dall'assalto degli invasori. The Last of Us Part 2 Remastered porta invece su PS5 un'edizione rimasterizzata in grado di sfruttare appieno le capacità dell'attuale ammiraglia Sony, sia grazie a una risoluzione aumentata e una serie di effetti più sofisticati, sia grazie ai 60 fps e ai caricamenti pressoché istantanei. Estremamente crudo e drammatico, il capolavoro di Naughty Dog ci vedrà così impegnati in un difficile viaggio, alle prese non solo con i raccapriccianti infetti, ma anche e soprattutto con diverse fazioni di sopravvissuti. Il nuovo capitolo della serie Sega riprende l'impostazione RPG introdotta con Yakuza Like a Dragon per consegnarci una nuova, coinvolgente avventura che vede in questo caso la presenza sia del nuovo protagonista della saga Ichiban Kasuga, sia di quello storico Kazuma Kiryu. In Like a Dragon Infinite Wealth potremo infatti controllare entrambi i personaggi, alle prese con una missione che li vedrà allearsi alle Hawaii. Bandai Namco punta a consegnarci l'esperienza picchiaduro definitiva con Tekken 8, il nuovo episodio della storica serie che adotta in questo caso il potentissimo Unreal Engine 5 per offrire un comparto tecnico mai così sofisticato e d'impatto, e introduce anche diverse novità sul fronte dei contenuti e del gameplay, qui ancora più profondo e divertente. A quasi 9 anni dall'uscita di Batman Arkham Knight, Rocksteady Studios torna finalmente sui nostri schermi con un nuovo tie-in dedicato ai personaggi DC, che porta avanti quello stesso universo narrativo pur cambiando protagonisti e ambientazione. Ma non solo, Suicide Squad Kill the Justice League ci mette infatti al comando di una squadra di criminali in cerca di redenzione, o magari anche no. Ad ogni modo una bella incognita per il team, che dovrà far ricredere un gran numero di appassionati della serie Batman Arkham molto scettici su questa nuova opera. Rinviato ormai non si sa più quante volte, Skull & Bones si appresta finalmente a fare il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X e S a febbraio. Forte anche delle novità apportate alla struttura originale grazie a uno sviluppo particolarmente lungo e ragionato, nonché fatto e disfatto sulla base della qualità dell'esperienza di questo curioso spin-off di Assassin's Creed. Chissà se riuscirà a non naufragare. Ad ogni modo staremo a vedere. Dopo il grande successo di Final Fantasy VII Remake con i suoi oltre 7 milioni di copie vendute, Square Enix si prepara finalmente a lanciare la seconda parte del rifacimento con Final Fantasy VII Rebirth. E si tratta dunque di un sequel diretto rispetto all'avventura pubblicata per la prima volta nel 2020, in cui ritroveremo Cloud, Tifa, Aerith e gli altri protagonisti alle prese con un mondo più esteso ma ugualmente insidioso. Il primo open world in senso moderno rivive invece in Outcast The New Beginning, un sequel dell'originale Outcast del 1999 in cui ritroviamo anche il carismatico protagonista Cutter Slade. Proiettato ancora una volta sul mondo di Adelpha ma in una regione differente, si troverà alle prese con abitanti che lo considerano l'eroe della profezia mandato a liberarli dalla minaccia dei malvagi invasori. Un tuffo nel passato e nella nostalgia che dovrà però dimostrare di saper stare ancora al passo coi tempi. Edward Carnby ed Emily Hartwood, interpretati in questo caso da David Harbour e Jodie Comer, tornano nel remake di Alone in the Dark, il grande classico di Infogrames che ha dato vita al genere dei survival horror miscelando inquadrature claustrofobiche, enigmi non morti e orrore cosmico lovecraftiano in un'unica, straordinaria esperienza che Pieces Interactive ha provato a reinterpretare. Particolarmente atteso dai fan della serie Capcom, Dragon's Dogma 2 ci catapulterà nuovamente nella sua affascinante ambientazione dark fantasy mettendoci al comando di una Risen, ovvero sia di un guerriero dotato del potere di comandare le pedine. La formula action RPG delle origini è stata comprensibilmente arricchita sotto vari aspetti, dalle classi fra cui scegliere per il protagonista al sistema di potenziamento e di progressione, fino all'ampio open world che avremo modo di esplorare durante tutta la campagna.
Princess Peach Showtime proverà invece a colmare una lacuna piuttosto clamorosa per la serie di Super Mario Bros., visto che, a parte un'unica eccezione nell'ormai lontano 2005 con Super Princess Peach per Nintendo DS, la celebre principessa bionda non è quasi mai stata protagonista di un'avventura tutta sua. In questo caso gli sviluppatori riprenderanno la classica struttura platform a sviluppo orizzontale, arricchendola con le ormai immancabili trasformazioni che doteranno Peach di un aspetto ogni volta diverso, ma soprattutto di abilità speciali fondamentali per superare le prove che troverà lungo il cammino. Rise of the Ronin è il nuovo action RPG sviluppato dal Team Ninja ed è una delle esclusive PS5 in arrivo all'inizio del nuovo anno. Un progetto particolarmente ambizioso che punta a catapultarci nuovamente nel Giappone feudale, per la precisione durante la fine del periodo Edo, per raccontare la storia di un samurai senza padrone che combatte per contrastare le ingiustizie di un'epoca particolarmente difficile e violenta. È difficile definire e inquadrare un progetto come Stalker 2 Heart of Chernobyl, visto tutto ciò che è successo durante lo sviluppo del gioco. Il solo fatto che l'esclusiva Xbox verrà però finalmente pubblicata nel corso del primo trimestre rappresenta un piccolo miracolo per i ragazzi di GSC Game World, che si sono stretti attorno alla loro creatura nonostante condizioni estremamente difficili. Certo, la speranza è che questo contesto così complicato non abbia impedito allo studio di definire al meglio un'esperienza che promette di condurci ancora una volta nella zona contaminata, alle prese con creature mutanti pronte ad attaccarci mentre cerchiamo di sopravvivere sfruttando al massimo l'equipaggiamento che ci è stato concesso e le risorse trovate lungo il cammino. The Chinese Room torna a dedicarsi al genere horror con Still Wakes the Deep, un'avventura questa dall'ambientazione senz'altro originale. Una piattaforma petrolifera che opera nel Mare del Nord, finita nel centro di una violenta tempesta che ha interrotto qualsiasi comunicazione con l'esterno e reso impossibile abbandonare la struttura. Così, nei panni di un semplice operaio, dovremo cercare di mantenere la calma e il sangue freddo mentre indaghiamo su una serie di misteriosi eventi che si sono verificati a bordo della piattaforma e che sembrano riconducibili a una presenza oscura e minacciosa che si muove nell'ombra, pronta a mietere le sue vittime. Pochi acuti previsti invece per il secondo trimestre del 2024, o almeno per il momento. Più avanti, certo, la primavera non mancherà di riempirsi di uscite interessanti, ma allo stato attuale non c'è molto di cui entusiasmarsi. Arriveranno infatti il bizzarro board game Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, la Anniversary Edition di Braid, l'indie Cyberpunk Replaced, il folle Heart Defense Force 6 e poco altro. Tuttavia, il periodo estivo si preannuncia già piuttosto caldo, con l'arrivo tra gli altri di Black Myth Wukong. E si tratta di un Souls-like basato sulla leggenda del re scimmia che tante opere ha ispirato nel corso dei secoli. Nato da una roccia, il guerriero immortale intraprende un viaggio irto di pericoli che lo condurrà a scontrarsi con creature sempre più potenti. Una formula questa che il gioco ha cercato di ricreare senz'altro in maniera convincente. Sviluppato dal team cinese Game Science, questo action RPG si distingue per una direzione artistica di spessore capace di donare agli scenari orientali un fascino inquietante e per un comparto tecnico di pregio mosso dal sofisticato Unreal Engine 5. Sul piano del gameplay, inoltre, tutto sembra perfettamente al suo posto fra combo devastanti, abilità sbloccabili e mostruosi boss. È passato davvero molto tempo dall'uscita del primo capitolo della serie Space Marine, che tuttavia ancora moltissimi appassionati ricordano con affetto. Ed è proprio questo che ha spinto Tim Willits e Saber Interactive a lanciarsi nella realizzazione di Warhammer 40.000 Space Marine 2, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series XS il prossimo 9 settembre. La formula è quella di sempre, uno strepitoso mix di solide meccaniche third-person shooter unite a un divertente sistema di combattimento melee. Ma il contesto appare ovviamente arricchito da ogni punto di vista e inoltre la modalità cooperativa per tre partecipanti promette di declinare il tutto in maniera entusiasmante, aprendo così a tante nuove possibilità per il franchise. C'è insomma ancora molta incertezza sulle uscite del 2024 e così svariati titoli anche di grande rilevanza non hanno ancora una data di pubblicazione definita. E rientrano in questa lista Assassin's Creed Codename Red, che peraltro non ha neppure un nome definitivo, ma anche Senua's Saga Hellblade 2, il remake di Silent Hill 2 e l'interessante Star Wars Outlaws. Il nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft, per esempio, è ancora avvolto dal mistero, eppure sappiamo che Assassin's Creed Codename Red uscirà nel 2024 e che la casa francese nutre grandi speranze in merito al suo successo, anche perché il gioco promette di esaudire finalmente il desiderio di tantissimi fan del franchise, ovvero condurli per la prima volta nel Giappone feudale.
Stando agli ultimi rumor, comunque uno dei due protagonisti di Codename Red sarà la versione romanzata di un samurai di origine africana davvero esistito, mentre l'altra un abile shinobi. I due ovviamente combatteranno per seguire i dettami del credo nell'eterna lotta contro i Templari, ma quali saranno di fatto i risvolti della loro vicenda anche rispetto agli ultimi sviluppi della timeline del presente? Speriamo di saperne di più quanto prima. La nuova creatura di Leslie Benzies, uno dei padri di Grand Theft Auto, sarà protagonista a breve dei primi test chiusi in vista di un lancio che immaginiamo avverrà durante il 2024, salvo ovviamente ripensamenti dell'ultimo momento. Everywhere è infatti una produzione parecchio ambiziosa che si muove sullo sfondo da tempo e che difficilmente farà il proprio debutto ufficiale in condizioni meno che ottimali. L'idea di Leslie Benzies è infatti quella di realizzare un'esperienza community-driven all'insegna della più completa libertà, con un enorme hub al cui interno gli utenti possono interagire in vari modi per poi dedicarsi alle attività più svariate, dai combattimenti in terza persona alle gare di velocità, passando infine per un editor particolarmente potente per la creazione di nuovi contenuti. Annunciato probabilmente quando il progetto si trovava ancora in una fase di sviluppo preliminare al fine di ribadire il valore di un'acquisizione, quella di Ninja Theory, senz'altro destinata a produrre frutti eccellenti, Senua's Saga Hellblade 2 farà finalmente il proprio debutto su Xbox Series X, S e PC durante il 2024. Ritroveremo così Senua dopo gli eventi del primo capitolo ancora più tormentata e ancora più determinata a compiere un viaggio da cui stavolta dipendono anche le sorti dei suoi compagni e che non sarà certo semplice portare a termine a causa di una moltitudine di minacce vere o presunte, nemici reali e visioni che si alterneranno finché non arriveremo a comprendere la verità. Anche uno dei survival horror più amati di sempre tornerà nel 2024 con un remake realizzato da Bloober Team in esclusiva per PC e PS5. Esattamente come nell'originale del 2001, Silent Hill 2 racconta la storia di James Sutherland, che decide di recarsi nella misteriosa cittadina di Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera da sua moglie Mary. Peccato solo che la donna sia morta 3 anni prima. Così, confuso e disorientato, James viene rapidamente avvolto dalla nebbia sovrannaturale che avvolge questo luogo e scopre che fra le strade e negli edifici si aggirano altre persone alla ricerca di qualcuno, ma anche creature spaventose dal tocco mortale e pronte ad assalirlo quando meno se lo aspetta. Riuscirà il remake a rendere giustizia al classico targato Konami? Staremo a vedere. Ambientato fra gli eventi dell'Impero colpisce ancora il ritorno dello Jedi, Star Wars Outlaws è il nuovo action-adventure open world sviluppato da Massive Entertainment e prodotto da Ubisoft su licenza ufficiale Disney. Un progetto decisamente ambizioso e per molti versi il primo del suo genere che ci vedrà controllare la giovane fuorilegge Kai Vess. In compagnia del suo inseparabile amico Nix, la mercenaria si troverà a visitare così diversi pianeti nel tentativo di rubare il necessario per rifarsi una vita magari al sicuro dalle truppe dell'impero, viaggiando nello spazio a bordo della sua nave ed esplorando le diverse location in sella a un velocissimo speeder che potremo anche modificare e potenziare. Vittima di uno sviluppo lungo e tormentato e affidato a The Chinese Room dopo il lavoro svolto da Hardsuit Labs e dallo sceneggiatore Chris Avellone negli scorsi anni, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 si prepara infine al debutto entro il 2024, anche se nel frattempo il gioco ha abbandonato l'originale natura cross-gen in favore di un'uscita unicamente su PC, PS5 e Xbox Series X e S. E la speranza è che tutti questi problemi non abbiano incrinato i solidi presupposti dell'action RPG a base di vampiri ambientato in una Seattle mai così tetra e inquietante in cui si consuma una guerra fra diverse casate di succhiasangue, con il nostro personaggio che si ritrova a muoversi nel mezzo del conflitto ed è chiamato a compiere le scelte migliori per se stesso e per il clan a cui appartiene. Bene, e siamo giunti al termine della nostra lista. Voi quali di questi giochi aspettate di più? Diteci la vostra nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate anche un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Qui accanto trovate come di consueto alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!